Una serata in favore di Tecla Ollus, stavolta insomma si parla di teatro. Questa volta si ride, si scherza e con questo si cerca di raccogliere un po' di soldi. La cosa che ci interessa è avere tante persone, perché i birbi verdi o le ganze, che ora faccio un po' di confusione, hanno fatto questo spettacolo per aiutare i bimbi. Adesso noi abbiamo finito di costruire una casa per le mamme nel sud del Madagascar a Masoa e dobbiamo finire di arredare. Si ospitano i bimbi da 0 a 3 anni malnutriti con piede torto, per cui il ricavato di questa serata ci aiuta a finire questa casa delle mamme. Sì. Allora, progetti insomma che vedo crescono, no? Un po' nel tempo, come vi abbiamo un po' seguito. Allora, ci date un'anticipazione di questo spettacolo o no? Che lo so che si anticipa. Io so Faustino, è venerdì sera a Subiano alle 9:30. Siamo lì a veglia, non so. Ozzietete, non mi fa le figuracce anche in televisione. Mi fa le persone serie stavolta. E venerdì dove si aspetta con questo spettacolo che si è scritto e si è riuscita a noi, insomma, che siamo anche insomma, belle persone. E Luparino è il mio marito, ma non sa chiacchierare davanti alla gente. E vi si aspetta numerosi perché ora faccio la serie. Ci crediamo tanto nei progetti che porta avanti la dottoressa e quindi credo che sia la cosa più bella fare beneficenza ridendo, divertendo, avendo un'ora di spensieratezza. Ecco, insomma, potremmo dire teatro popolare, perché insomma mi sembra che l'ambito sia un po' quello. Il titolo è Stisera. Ce lo dica lei. Perfetto, sono dei contadini che si ritrovano in un'aia e parlano, scherzano, c'è la curiosa, c'è quella che vuol sapere, c'è quella con i dolori e quindi non mancate, venite e vedrete che riderete di sicuro. Allora, venerdì 23 novembre alle 21 al Circolo della Proloco di Subiano e praticamente questo è un po' l'antenato di Facebook, questo spettacolo. E Facebook chi? Non, Facebook non lo conosco. Vabbè, io, serio, lo so fare, loro hanno anche cambiato voce, ma no, a me... non è l'antenato di Facebook. Ma un po' sì, è l'antenato di Facebook, insomma, dove un po' si sapeva tutto di tutti, nell'AIA invece che nei social, ma va bene così. Va bene, gli abbiamo dato uno spunto anche per il prossimo spettacolo. Dottoressa, faccia lei l'invito finale, insomma, a partecipare. Sì, noi vi aspettiamo numerosi perché tante persone credono nella nostra associazione e poi ci sono i birbi verdi e le ganze che ci aiuteranno a sorridere, per cui vi aspettiamo. Grazie.